La ricetta che prepareremo è una ricetta del mio cuore, che ci tengo in modo particolare a fare. Eleonora, pronta? Prontissima. Perché è la storia dei miei 16 anni in questo monastero. Prepareremo le zucchine ripiene. Per 4 persone servono 4 zucchine, 200 g di macinato di manzo, 100 g di mortadella, 100 g di prosciutto cotto, un uovo, 100 g di parmigiano grattugiato, 60 g di pane, un bicchiere di latte, olio, sale e pepe, quanto basta. Eleonora, è una ricetta semplice, non ci saranno tanti procedimenti, quindi divertiamoci. Ok. Io prenderò le zucchine e tu inizi a mettere a bagno il pane nel latte. Va bene. Ecco, queste sono le zucchine del nostro orto, alle quali tagliamo sia la parte iniziale che la parte finale. Io vado a riporre le zucchine in acqua che avevo già precedentemente messo sul fuoco. Le zucchine non devono star tanto in acqua perché comunque devono mantenere tutte le loro proprietà e devono restare croccanti. Nel frattempo continuiamo il preparato per il ripieno delle zucchine. Io ho messo a bagno il pane con il latte in modo che diventi bello morbido. Io aggiungo gli altri ingredienti alla carne macinata, quindi un uovo intero, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e poi tagliamo i nostri altri due ingredienti, la mortadella e il prosciutto, che per entrambi vanno tagliati molto fini, devono essere proprio ridotti piccolini, non a cubetti, ancora più piccoli, perché deve essere tutto un bel composto insieme alla carne. Questo è un bel pezzo di mortadella, ma penso ne bastino due fette. Due fette sono sufficienti. Ele, devi sapere che queste zucchine sono state il primo piatto che ho imparato a fare in cucina in questo monastero dopo poco che ero arrivata. Davvero? Sì. E una delle consorelle anziane che me lo ha insegnato era Suor Geltrude. Suor Geltrude era una delle monache anziane che ho conosciuto quando sono entrata. È morta a 106 anni, all'incirca 4 anni fa, e aveva più di 80 anni di vita monastica. Era nativa di Bastia ed è stata sempre soltanto in questo monastero per più di 80 anni. La domenica si faceva spessissimo le verdure ripiene, principalmente le zucchine perché sono qualcosa che è facile, no, da fare, specialmente la domenica, perché hanno una cottura breve. Eh sì, perché c'è la messa la domenica, quindi certo. Non si ha molto tempo in cucina. Com'è stato il tuo inizio all'interno della vita monastica? Un po' traumatico, perché il monastero si aveva un ritmo completamente diverso dalla vita che avevo prima di entrare in monastero. La prima persona che ho incontrato quando sono arrivata in monastero, quasi ormai 16 anni fa, è stata la madre Noemi. Rimasi quasi scioccata perché era completamente diversa, almeno per l'abito, da me. Rimasi sconvolta e dissi: mamma mia, quanto tempo ci vorrà a sistemare questa ragazza? Lei sembrava una donna che veniva dal Medioevo, io ero appena uscita dall'ultimo localino napoletano. È arrivata piena di piercing, tutta vestita larga, proprio non c'entrava niente con il monastero. E così, io in quel momento ero la maestra delle novizie, quindi ero l'incaricata a fare il discernimento se una ragazza che si avvicinava al monastero poteva intraprendere questo tipo di vita. Vedere una ragazza giovanissima della sua età, degli occhi che ti dicevano che dove era felice. E invece magari mi guardavo attorno e dico: wow, c'ho tutto, però sono ancora insoddisfatta. E quella cosa mi colpì profondamente e da lì ho detto: forse si può provare a vedere cosa c'è al di là di questa grata, lì al di là del muro. Il pane è stato sufficientemente bagnato dal latte e va strizzato bene. Per chi non volesse utilizzare il latte, perché magari è allergico al lattosio, eccetera, si può bagnare anche semplicemente in acqua. Mentre io impasterò questo, Eleonora, tu controlla la cottura delle zucchine, perché non devono essere troppo molle, no? Devono restare croccanti. A posto. Io preferisco impastare con le mani, perché è qualcosa che ho imparato qui in monastero dalle monache anziane, che il contatto anche con gli alimenti che utilizziamo, con quello che mangiamo, dà gusto, dà piacere, no? Diventa anche un modo per rilassarsi, venire in cucina. L'importante è che si mescoli tutto omogeneamente, quindi dedicarci un pochino di tempo, un pochino d'attenzione.
zucchine sono pronte. Perfetto, appoggiali pure qui. Adesso ci occupiamo del taglio della zucchina. Allora, la tagliamo al centro, mi raccomando, Eleonora. Centrissimo. Guarda quanto siamo diverse, io per lungo, io una in inverso e una in un'altra. Ok. Da queste zucchine toglieremo la parte della mollica, che ovviamente può essere recuperata in tanti modi. Lei la chiama mollica, però sono i semi, è la polpa della zucchina, insomma. Lei è cresciuta a pane e zucchina, vive in campagna, io invece ho i termini quelli di casa che si usavano a casa mia. Eh certo, qua c'è proprio un background differente. Infatti ci fa fare le cose in modo completamente differenti. Allora Eleonora, adesso prendiamo una teglia da porre nel forno per riempire le zucchine. Ecco. Una teglia sulla quale avevo già messo prima della carta da forno, di modo che la zucchina non si attacchi. Mettiamo questo al centro e ci riempiamo le nostre zucchine. Anche questo rigorosamente con le mani. Ok. E i tuoi genitori come l'hanno presa che sei venuta qui in monastero? Beh, diciamo che all'inizio non è stato facile sicuramente, perché nessun genitore forse mette nell'immaginario che un figlio possa prendere la vita consacrata, però poi nel tempo piano piano si sono abituati anche loro, piano piano sono venuti a trovarmi, sono stati qua con noi, specialmente nelle feste. Bisogna dargli il tempo, perché quando uno fa questa scelta noi facciamo, ma tutti gli altri poi la subiscono, quindi bisogna dargli il tempo che si abituino, specialmente i fratelli hanno fatto un pochino più fatica. Quando ho condiviso con i miei genitori la scelta della vita monastica è stata per loro un po' una doccia fredda, non se lo aspettavano, pian piano hanno visto che stavo bene, che ero felice e questo li ha rasserenati molto e quindi hanno accolto comunque questa scelta e mi stanno accompagnando anche loro in questo cammino. Allora Eleonora, visto che è avanzato del ripieno, noi i peccati non ne vogliamo fare, quindi procediamo a fare delle polpettine. Ok. Ecco qui. Adesso, prima di metterle in forno, mettiamo un goccino di olio di oliva per ogni zucchina. A posto, 3. Eccola qua, perfetto. E l'ultimo ingrediente è una spolveratina di formaggio grattugiato. Mi raccomando, Eleonora, copri bene tutte le zucchine. Beh, alla vista è meraviglioso. Ma anche al palato sarà buonissima, sono sicura. Così va bene, maestra? Ok, metti un pochino qua. E io ti devo sempre correggere, sennò che maestra sono. Ok. Nella ricetta che mi ha insegnato su Geltrude, il formaggio grattugiato l'abbiamo messo sempre all'ultimo, così da lasciare quella crosticina sopra. Ma per chi non volesse avere questa crosticina, aggiunge il parmigiano nell'impasto del ripieno che abbiamo fatto prima. Ora prendiamo la teglia, la mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Che meraviglia! Le nostre zucchine sono cotte. Credo che Sor Geltrude sarà fiera di me. E niente di meno. Chi si loda si sbroda, cara mia. Adesso proviamo. Una prima a te. Grazie. Ecco qua. E adesso assaggiamo. Cottura perfetta. Mamma mia. Davvero buone. Io a questo punto assaggerei anche una polpettina, visto che le abbiamo fatte. Dovresti farle più spesso. Da adesso le mettiamo in menù settimanale, anche noi come faceva su Geltrude. La domenica però. La domenica. Zucchine ripiene dalla cucina delle monache direttamente a casa vostra. Per preparare le zucchine ripiene abbiamo ammorbidito la mollica del pane nel latte. Abbiamo scottato le zucchine in acqua bollente salata per 5 minuti. In una ciotola abbiamo amalgamato il macinato di manzo, l'uovo, il pepe, il sale con la mortadella e il prosciutto tritati. Il pane è ammollato nel latte e amalgamato bene. Le zucchine le abbiamo tagliate a metà per lungo e private della polpa. Poi le abbiamo salate e aggiunto il ripieno.
un giro d'olio, una spolverata di parmigiano e abbiamo infornato a 180 gradi per 20 minuti circa.